Grazie Presidente. Intervengo solo per fare una telegrafica osservazione. Come sapete, sono arrivato qui da una carriera di ricerca scientifica in un altro campo. A me turba un po' la dicotomia che è stata posta prima fra scienza e politica, con la politica che, a quanto mi è sembrato di capire nelle parole di alcuni colleghi che mi hanno preceduto, non avrebbe quindi il diritto o addirittura il dovere, secondo me, di porsi delle domande su alcuni assoluti. Ora, vedete, io ricordo alcuni dibattiti nel mio campo e anche un dibattito in questo campo. Nel mio campo, oggi manca il collega Monti, io appartengo a una comunità scientifica che ha difeso le politiche di austerità e oggi ha cambiato idea. Forse anche lì erano coinvolte le vite dei bambini, almeno a giudicare da quello che oggi ci riportano le riviste scientifiche di un altro campo, quello medico, quello epidemiologico. Però non voglio fare un intervento polemico, voglio solo esternare a quest'Aula una curiosità che mi è rimasta. Siamo in un anniversario di un conflitto mondiale e quindi a me viene in mente la linea del Piave. La linea del Piave era stata attestata a 12 vaccini, poi improvvisamente è arretrata a 10. Suppongo che i 12 vaccini fossero la risposta della scienza e anche i 10 sono la risposta della scienza, quindi questa scienza ha almeno due risposte. Vedete qual è il punto? Qui nessuno contesta il fatto che prevenire sia meglio che curare. Magari qualcuno potrebbe contestare il fatto che il costo della prevenzione è aumentato a seguito di altre scelte. Ma se si imposta il dibattito in termini talebani e poi si arretra dal 12 al 10, questo chiaramente crea un'atmosfera estremamente divisiva e dei fondati sospetti in tutta la comunità nazionale ogni volta che viene evocata la scienza, che a questo punto sembra diventare non l'esercizio del dubbio e della ricerca, ma semplicemente la continuazione della politica con altri mezzi. E questo credo che dovremmo evitarlo. Pongo in votazione